La chirurgia mininvasiva è una chirurgia che da un po' di anni ha preso, per così dire, sempre più piede, in questo caso, perché è una tecnica chirurgica, come dice la parola stessa, poco invasiva o molto meno invasiva di quella tradizionale che si viene definita chirurgia open o aperta, e con questa chirurgia si fanno semplicemente dei piccoli forellini da 3 mm. E poi attraverso un apparecchio speciale che si chiama fluoroscopio, che è una specie di radiografia a bassissima intensità, si vede esattamente dove si pone questa fresa, con cui si effettuano abrasioni dell'osso, tagli o osteotomie dello stesso osso, per ottenere il risultato funzionale e strutturale desiderato. Questa tecnica apparentemente semplice, perché definita mini-invasiva, non lo è affatto, perché richiede una curva di apprendimento molto importante e soprattutto è operatore dipendente, cioè il chirurgo cambia il modo di effettuare le osteotomie o le scelte chirurgiche e questo determina un cambiamento nel risultato. In questo caso che abbiamo trattato, come podoiatri, questa paziente viene da noi in studio perché aveva un fastidiosissimo dolore derivato da un callo molto importante nel quinto dito. Si era creata questo ispessimento molto importante a entrambe le dita e nonostante il cercare di mettere scarpe comode, nonostante il mettere delle protezioni, questo problema non veniva risolto. Questo tipo di patologia era poi ovviamente mai isolata, ma affrancata ad altri iperkeratosi all'alluce e la valutazione che è stata fatta. Quindi non è stata eseguita solo una valutazione chirurgica, come normalmente si fa in chirurgia ortopedica, per vedere se gli angoli delle ossa potevano essere modificati per cambiare, e questa è stata sicuramente fatta perché è importante, ma abbiamo effettuato una visita funzionale del paziente per capire come camminava e quali erano tutti i fattori che contribuivano a creare il suo problema. In questo caso la signora aveva un iniziale accenno di alluce valgo che gli dava fastidio e questo alluce era anche non funzionale nella dinamica deambulativa e si associava a un avampiede molto largo per cui anche in scarpe larghe il suo quinto dito, che era come se fosse un alluce valgo dell'esterno, definiamolo così, gli dava un problema. Abbiamo così deciso di entrare con piccoli fori sia nell'alluce sia nel quinto dito, quindi alle due parti laterali estreme, che sono quelle che entravano più in conflitto con le calzature, ripeto, anche se comode, e abbiamo creato un'esostectomia, cioè abbiamo praticamente limato l'osso, sempre da questo buchino di soli 3 mm, per fare in modo che l'osso cambiasse la sua forma e le parti prominenti che sporgevano lateralmente venissero ristrette per evitare il conflitto con la calzatura. Questa è una tecnica molto semplice che la paziente ha affrontato volentieri perché gli permette di camminare immediatamente, di avere un dolore post-operatorio veramente molto ridotto, contenuto con pochi farmaci di qualche giorno antidolorifici, e soprattutto il fatto di poter camminare e riprendere velocemente perché questa persona, non avendo ricevuto delle osteotomie vere e proprie, può nel giro di un mese rimettersi calzature normali, mentre per il primo mese la facciamo camminare con una calzatura speciale post-operatoria che consente al piede di rimanere nella sua posizione attraverso dei bendaggi che abbiamo eseguito alla fine dell'intervento chirurgico, che sono importanti quanto l'intervento stesso, perché questo tipo di chirurgia mini-invasiva non prevede l'utilizzo di viti, fili d'acciaio, altri mezzi cosiddetti di sintesi per bloccare le ossa quando vengono spostate o tagliate con le osteotomie. E quindi l'unica cosa che mantiene il piede nella posizione giusta sono questi bendaggi post-operatori che vengono eseguiti una volta alla settimana per 4 settimane, fino a quando, se c'è stata un'osteotomia, il callo osseo ha preso il suo contatto, si è consolidato, o se non c'è, è stata effettuata solo questa pulizia dell'osso, la persona è passato il periodo infiammatorio, può di nuovo ricalzare calzature normali e riprendere la sua normale attività. Per questo oggi molti pazienti richiedono questo tipo di chirurgia, a volte viene screditata dagli ortopedici di vecchia generazione perché abituati a fare la chirurgia open, che sicuramente è più complessa, ma che ha anche molti più inconvenienti, ci sono persone
operati da colleghi espertissimi e bravissimi che mi parlano di 3 mesi di inattività, addirittura alcuni con stampelle o carrozzella o comunque inabili. Mentre questa chirurgia veramente anche nel primo mese consente comunque di avere una vita abbastanza indipendente e riprendere immediatamente la propria autonomia.